torna il 13 luglio il Borgiallo Blues Festival, un programma ricco come ogni anno. Beh, quest'anno diciamo che è un anno particolare, siamo riusciti a raggiungere i 9 anni di edizione, quindi praticamente alla 9ª edizione siamo stati fermi in realtà 3 anni per problemi che conosciamo tutti, ma la possibilità, come abbiamo deciso 11 anni fa, di portare a Borgiallo il blues, bene o male ci vede premiati, perché dobbiamo assolutamente ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa grande avventura, luoghi come questo in cui sono ospite questa sera, che appunto è la Piola di Borgiallo, che ci vedrà appunto così coadiuvante di un momento bello che sarà la chiusura della nostra serata, dove comunque la jam avviene proprio in questo luogo dove sono messo io, e quindi tutti i musicisti potranno incontrare gli altri musicisti invitati durante questo evento, e così avremo modo di suonare con appunto il musicista meno d'esperienza piuttosto con l'americano ospite, perché avremo grandi figure del blues americano che verranno ospiti del nostro 9º appuntamento. Poi ci sarà l'esposizione dei prodotti locali, la collaborazione con la biblioteca, le associazioni. Sì, in realtà noi abbiamo portato avanti questo tipo di forma, diciamo, una sorta di appuntamento con il territorio. La cosa importante per noi era proprio creare questo rapporto con il luogo. Borgiallo quindi avrà, come dicevamo noi, un momento di esposizione di prodotti locali, piccole figure che promuovono la loro attività commerciale sul territorio, quindi in Borgiallo, e quindi potrete ritrovare figure assolutamente, diciamo, per chi è del territorio, familiari, e quindi avremo qui tantissimi tipi di attività che sono appunto borgiallesi, e avremo appunto poi la possibilità di fare nella biblioteca, che ricordo essere l'unica biblioteca che ha un angolo legato al blues, quindi i bambini potranno assistere a un filmato legato alla storia del blues, con chiaramente l'approccio all'infanzia, ma nello stesso tempo un piccolo angolo, neanche poi tanto piccolo, perché comunque è un piccolo angolo importante, perché sono testi veramente storici importanti, grazie ai collezionisti amici che ci hanno fornito in questa biblioteca per farla diventare unica del suo genere, questi testi legati al blues. E quindi chi fosse interessato, c'è appunto la possibilità nel pomeriggio di così visitare questa biblioteca, che è unica nel suo genere, perché appunto ha un piccolo angolo blues. Torna al Borgiallo Blues Festival, 9ª edizione, è veramente un orgoglio per Borgiallo. Beh, è un orgoglio per Borgiallo, è un orgoglio per l'amministrazione comunale che ci ha sempre creduto, e io approfitto dell'occasione proprio per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, i volontari, per la buona riuscita di questo evento, che è basato proprio su uno spirito di amicizia, di collaborazione, di solidarietà, che io reputo importantissimo per la vita e il progresso della nostra comunità. Allora, mi raccomando, non perdete occasione. Sabato 13 luglio a Borgiallo per il Borgiallo Blues Festival.